Sicuramente la cosa più importante dalla quale partiamo è sempre il discorso dell'impostazione delle mani, no? Della sincronia. Questa è una cosa che poi individualmente io rammento molte volte. Qui vediamo semplicemente un esercizio che è molto interessante. Guarda qui, metto un click a 60 bpm, questo ovviamente sono pulsazioni di quarti. Ovviamente io mi sto muovendo su quartine, no? Sedicesimi, è chiaro. Cos'è che sto facendo? Vedi che ho cambiato da dove sono partito, ovvero quartine di sedicesimi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Osserva la mia mano destra. Quello che è importante è che molto spesso noi associamo un movimento di mano sinistra, ovvero la divisione delle terzine di ottavi, nel senso che le quartine le associamo a quattro dita, 1, 2, 3, 4, terzine, 1, 2, 3. Magari un movimento di questo tipo. Comincia a diventare un po' più scomodo mentalmente quando incominciamo a fare un'operazione del tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perché magari dobbiamo andare a distribuire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi quello che ci trae in inganno è il fatto che l'accento si sposta e non è più una volta sempre in una direzione, ma è giù e una volta è su. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ecco perché ci torna utile, come molto spesso abbiamo fatto, io ho fatto in passato con un mio carissimo maestro Luciano Zadro, lo studio magari ritmico che molto spesso viene fatto ad esempio con uno strumento come la batteria, di lettura ritmica anche a prima vista per la mano destra, perché ci fa comprendere cosa significhi ad esempio leggere gli ottavi in presenza dei sedicesimi oppure le sincopi, nel senso ottavi. Ecco ad esempio come interpretiamo nella mano destra questo tipo di lettura.